Ma comunque su 4.000 persone. 4.000 persone, ma giù. Cioè, non è che si aspettano nuovi video porno, voglio dire. Sì, 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 sì. No, no, ma... Gennaro c'ha la manella d'Europa. No, no, ma l'area, tra l'altro, l'area est è abbastanza estesa per chi ricopre. Ponticelli, San Giovanni, Barra. Ma veramente, è proprio una cosa strana, è una cosa positiva. No, ma è un, se, guarda che sembra una barzelletta, ma in, ho notato che in quell'area là ci sono più visualizzazioni che nell'area, diciamo, nostra del centro. O no, perché, no, perché è più estesa. Vai. Mentre il giorno è stato deciso per fare venire a Roberto Fico, perché l'unico giorno è lunedì, bisogna scegliere tre giorni, lunedì 29, lunedì 6 o lunedì 13. Io l'ultimo sguardo che ho dato prima, sei, così facciamo prima di scendere, prima di scendere ho visto, ho dato uno sguardo al sondaggio, sto vedendo che il 6 è di poco più avanti rispetto agli altri. Anche perché poi il 29 sta l'insediamento al consiglio regionale dei consiglieri regionali. Tu non me ne dici. Lunedì 6, così pubblicizziamo l'evento pure per il 10. Sì, sì. Accompagniamo il consigliere, se è possibile. Ah, sì, perché è cittadino. Poi ci avviamo le feste. Ma non pensi, Peppe, perché è una Luca, mica farà, mica fanno entrare. A casetta, perché ci sta la microfibra. La cosa strana, ragazzi, però volevo sapere una cosa, ragazzi, in termini di una situazione, diciamo, una situazione politica, volevo sapere una cosa, ma il meetup di Pomigliano d'Arco, che voi sappiate, esiste, perché io ho cercato di iscrivermi al meetup di Pomigliano d'Arco, ma non l'ho trovato sul meetup. C'è un sito proprio. Ma è una pagina, ma non è un meetup. No, è un sito web. Pure io mi pare che è punto org. Sì, vabbè, ma io penso, no? Io penso che per maggiore chiarezza, dato che il Movimento 5 Stelle è nato con il meetup, e per maggiore chiarezza, diciamo, no, vabbè, ma Roberto Fico, voglio dire, sì, è ora l'incaricato della gestione con Alessandro Di Battista di tutte le piattaforme meetup d'Italia. Voglio dire, se non c'è, non è presente quello dove era la nostra candidata presidente alla Regione Campania, il nostro presidente vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. È un po' anomalo che non esiste una piattaforma meetup. A quanto anomalo? Perlomeno va segnalata questa cosa, poi non lo so. Io mi auspico che facciano un meetup dove le persone possono partecipare come partecipano in tutti i meetup d'Italia e dire la loro. Cioè, perché se io volessi partecipare puto a caso a qualche iniziativa di Pomigliano d'Arco, io non ci posso partecipare perché non posso entrare nelle loro decisioni, né tantomeno sapere che iniziative fanno. Quindi voglio dire, è meglio che... Io non mi voglio sbilanciare, ma penso il fatto, come ha detto Salvatore, che se non sbaglio sia collegato al sito, loro c'hanno, no, se non mi sbaglio cosa, il sito è una cosa, la piattaforma però meetup, controllerò pure io, è una cosa differente. Io vorrei avere certezza, insomma, che anche voi voi date tutti quanti, diciamo, che non esiste la piattaforma meetup Pomigliano d'Arco. Io non l'ho cercato, no. Pure io devo verificare. Il sito non è fruibile in maniera gratis. Ma il meetup ha una memoria storica rispetto alla pagina Facebook, capito? Voglio dire, quindi tu nel meetup tu puoi la discussione di 10 anni fa
la puoi riprendere ipoteticamente, la usare perché può essere utile per i nostri, per le nostre lotte future. Questa è la funzionalità del debitato. Sì, ma che cosa è? È un sito internet. È un sito. Ma non è un meetup. Cioè, se tu vuoi partecipare, non puoi partecipare. Non c'è memoria storica. A meno che non c'è la possibilità di registrare. Ah, sì, posso vedere. C'è sta amici di Beppe che dicono. C'è la festa, ragazzi, c'è la festa il 25 luglio. Il 25 luglio? Vabbè, ma sono di 70. Ma scusatemi, ma la cittadina è stata confermata la data? No, non è stata, ma non l'ho detto, che stanno facendo un sondaggio, che si chiuderà mercoledì a mezzanotte, cioè domani sera. E poi si chiuderà. Però ho visto che il luogo già hanno messo centro direzionale, o no? Ma è di pomeriggio. Non ci sapevo ancora, diciamo. No, io ho visto le 19 che poi hanno scritto pure, ma non è poco troppo tardi. Non è troppo tardi, è 7, 7 a sera. Ragazzi, permettete un intervento. Prego. Posso? Ok. Allora, abbiamo fatto un terzo, qual è la festa della metà? Il contenitore è stato deciso. Oggi quanto è? Oggi ne abbiamo 20. No, scusa. Sì, 21-22. Ragazzi, 21-22 oggi. Oggi è 23. Oggi è 23. No, 23. Martedì 23 giugno, tra le anziane, si sono riuniti dei giovani balordi. 25 c'è la barra al centro direzionale di Napoli. La mia testa c'è la massima. Uomo tutto ad un pezzo. In fondo, Salvatore 5. Siamo messi male. No, l'uomo che si fa male. Però sono 4-5 anni che la fanno. Sì, ma questa è stata strutturata tutto in altro modo, non lo so, vabbè. Mi sono letto da qualche parte che cercavano anche delle comparse che avrebbero dovuto vestirsi, non vestiti d'epoca. Sì. A Portici, sì. Ho letto pure questo. Che sta in? Non lo so, onestamente è una cosa da... A me farina frucca e pesce non è mai interessante. Si sta preparando la prossima europea. Sembra Peppini. Sembra capami sotto i piedi due, Peppini. No, la capa nostra sotto i piedi due. Sta lavorando. Comunque mi pare Bersani. Cioè, non vorrei dire. Bersani è un po' ingrassato, però. Quale festa? C'ha un po' l'atteggiamento bersaniano, guardalo. Non c'è un atteggiamento bersaniano. Guarda che se metti così, è proprio. Abbiamo un infiltrato. Lo chiamavano un uomo meetup. Però ci stanno delle cose contro. No, ma io non so. È sempre una festa. Una festa. Non per tenerci, però sì. Per stare un po' insieme, eventualmente. Poi qua si fanno polemiche su tutto, sai com'è? Cioè, se chi vuole partecipare, partecipa, chi non vuole partecipare. Cioè, massima democrazia. Ogni festa, ogni momento è buono quando ci si vede.